Mega mi aveva consigliato di giocare World Rally Championship per le sale giochi della Gaelco e infatti mi è piaciuto. Beh, ho scoperto questo gioco che sembra quasi un suo clone, Neo Drift Out, per il Neo Geo. Storia non c'è, è un titolo sportivo. Beh, vediamo la grafica ovviamente. Visto che siamo su Neo Geo, ci potremmo aspettare una grafica pazzesca. In effetti, non è proprio così. Siamo quasi ai livelli di un Super Nintendo piuttosto. Perché abbiamo le ambientazioni tutte viste dall'alto, che sono discretamente ben ispirate e dettagliate a sufficienza. E ci fanno capire in che parte del mondo siamo, ma non abbastanza da renderle uniche. Poi le automobili sono bene realizzate, almeno quelle, perché sono tutti modelli reali, ben ispirati e, diciamo, discretamente ben colorati. Grafica non è ai massimi livelli, non siamo ai livelli di un Samurai Showdown o un Garou. Finish. Possiamo dire che è discreta anche qui, perché abbiamo effetti sonori che sono pochi, ma non è importante. Musiche davvero pochissime, niente di eccezionale, ma discretamente orecchiabili. C'è una giocabilità, che vi devo dire? Questo Neo Drift Out cos'è? È semplicemente un titolo corsistico. Noi dobbiamo semplicemente scegliere una delle auto presenti nel campionato mondiale rally del 1996, una Mitsubishi Lancer, una Subaru Impreza e una Toyota Shell, capire? E niente, gareggiare. Partiamo da una tappa, arriviamo alla fine della tappa stessa. E niente, ma dobbiamo farlo prima che scada il tempo. Infatti questo gioco sembra quasi un clone del caro vecchio World Rally Championship della Gaelco. E dobbiamo semplicemente passare anche attraverso dei checkpoint per aumentare il nostro tempo, è vero. Però ho notato anche una cosa, che rispetto al classico Gaelco, qua addirittura ci sono le scorciatoie che vi serviranno per farvi guadagnare un po' di punti e anche farvi perdere meno tempo. E i luoghi in cui si gareggia sono in Europa, in Africa, in Norvegia, a Miami principalmente, in Scandinavia e in Gran Bretagna. Sono tutti rally un po' semplicemente difficili. Non tutti sono facili, perché tra l'altro dovete stare molto attenti quando curvate, non potete semplicemente accelerare e basta. Dovete anche addirittura frenare e sterzare bene, ma con il pad dell'originale Neo Geo S è un po' difficile. Tra l'altro, che ci possiamo fare? Oltre a esistere per Neo Geo AS, c'è anche la versione arcade MVS, una conversione per Neo Geo CD, che sono identiche. E questo era l'ultimo, quarto capitolo della saga. Chissà se magari un giorno vi faccio vedere i precedenti capitoli. Vi aspetto magari domani.